Questo programma è presentato da... Da oggi l'inutilità è indossabile! Acquista la maglietta di Storici Mai e Canale Test su Teaser. Link e dettagli nella descrizione del video. I cavalieri medievali. I cavalieri medievali erano dei cavalieri a cavallo che andavano a cavallo per tutto il Medioevo. Essi hanno avuto origine da papà cavallo e mamma medievale. Carlo Magno, che ci ha fatto tutti una flebo tremenda durante le ore di storia, voleva dei cavalieri medievali capaci di combattere in tutto il Medioevo, e non solo nei secoli che uno voleva. In cambio gli avrebbe dato il Medioevo, un cavallo e 10 GB di traffico illimitato verso tutti, facendo così nascere i cavalieri medievali. Ma dovevano affrettarsi perché i super saldi scadevano domenica. Visto che il cavallo correva sempre, i cavalieri medievali dovevano ucciderlo per fermarsi. Ma per evitare proteste degli animalisti, il cavallo andava ucciso da morto e non da vivo. Nell'undicesimo secolo, verso la fine del diciannovesimo secolo, il ruolo dei cavalieri medievali nelle crociate assunse prestigio perché la gente poteva andare in Terra Santa a cavallo e non di corsa, non rompendosi così i crociati. Ma quali caratteristiche doveva avere un cavaliere per diventare medievale? Per diventare un cavaliere medievale, un cavaliere doveva essere nato nel Medioevo. Eventuali cavalieri non nati nel Medioevo avrebbero dovuto partecipare a un vero e proprio rituale chiamato Varicella Party, per diventare un Novax ed entrare così a far parte del Medioevo. Un cavaliere medievale doveva anche credere che la terra fosse piatta, per essere al 100% un cavaliere medievale. Durante la visita medica, se un cavaliere medievale avesse detto che gli piacevano i fiori, sarebbe stato escluso. Il percorso iniziava all'età di 7 anni. Passato un anno, compiva 8 anni. E così via fino ai 14. A 14 anni studiava scienze della comunicazione medievale e a 18 anni diventava a tutti gli effetti un disoccupato. Se un cavaliere medievale avesse rubato, avrebbe potuto puntare i domiciliari. I cavalieri medievali si sarebbero affrontati in violenti combattimenti di combattimenti, poiché non avevano salutato zia che gli aveva fatto il buongiornissimo col caffè. Dopo l'assedio avrebbero saccheggiato i villaggi e massacrato la popolazione civile, ma erano comunque delle personcine per bene che salutavano sempre. Ma com'erano armati i cavalieri medievali nel Medioevo medievale? In origine indossavano uno scafandro, ma non era molto comodo perché non aveva le tasche per l'iPhone. Come arma impiegavano le lance, che però non sparavano, così vennero abbandonate. Ma con l'arrivo della polvere da sparo, i cavalieri medievali si dedicarono alla vendita di materiale pirotecnico, specializzandosi nei fuochi d'artificio per le feste paesane e rendendo così il ruolo del cavaliere medievale sempre più obsoleto. Ma è vero che le condizioni igieniche nel Medioevo erano pessime e la gente non si lavava mai? Sì, esattamente come sui treni. Dai un'occhiata alle altre robe e non iscriverti per perderti i prossimi episodi di Storici Mai. La storia non è mai stata così. Acquista la maglietta di Storici Mai e Canale Test su Teaser. Link e dettagli nella descrizione del video. E i primi 50 acquistatori acquirenti verranno inseriti nei ringraziamenti dei video per sempre. Dove per sempre inteso come l'intendono gli operatori telefonici, quindi per qualche mese. Ma affrettati, i super saldi scadono domenica, cioè il 31 luglio.